head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show. E ciao a tutti ragazzi, lei è Melissa. E lei è Stella. E siamo nel canale dei Watermelon. Non ci vedo niente. Scusate, devo diventare una Barbie. Perché già questi occhiali li avevo presi solo per il cinema. Ma mi piacciono abbastanza, anche se sono giganteschi, me li tengo quindi. Anche perché fanno comodo. Perché oggi andremo a fare un vlog al mare. Quindi è importantissimo avere gli occhiali da sole. Cioè, sono la base. Comunque, adesso io andrò a nuoto, scusate le riprese, e poi dopo andremo al mare, oppure in piscina, non so. Ah, comunque ragazzi, volevo specificare che potremmo fare tutte e due le cose, cioè sia andare al mare che in piscina, anche perché con questo caldo, ieri siamo andati in piscina che quasi erano le 7, e ci ho messo 3 ore per mettere un costume, che era di Melissa, per questo non ci ho fatta praticamente. Invece vi faccio da un piccolo spoiler, stasera faremo il tuffo di San Lorenzo di sera barra notte, vabbè, chiamatela come volete. E mi scuso ancora per le riprese perché sto riprendendo tutto male, però fa lo stesso. E ho finalmente un po' di ombra. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ah no, che cavolo di... Mi vediamo al prossimo video. È appena iniziato. Che capelli, vabbè, comunque andiamo. Tanto devo andare a nuoto, mi devo ancora fare l'acconciatura. Che poi tipo Stella ha detto ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Esatto. Cioè, non è neanche iniziato il video, già dice ciao. Ma cosa posso mettere gli occhiali come Ma fare? Scusa, ma se fai così manco protegge. Ma io ci vedo. Sì, non ci vedo. Sì, ci vedo. Invece che la sfocata. Ma ci vedo. Faccio così, ci vedo. Sì, sì, sì. Ragazzi, comunque scrivete sotto i commenti qual è la vostra stagione preferita, anche perché la mia è estate. La mia è inverno. Anche non se lo so estate. perché vado sempre al mare, faccio nuove amicizie, mi piace tantissimo. Anche se d'estate ti invece la te la tua inverno. Perché allora, mia sorella è caduta. Ok? Anche se d'estate sei il mio compleanno, però inverno perché c'è Natale, ci sono i regali. Mi dicono tutte le mie amiche così, non capisco ancora il perché, anche perché io il compleanno lo faccio ad aprile, quindi a primavera. Anche però mi piace di più l'estate perché cioè, dipende molto, invece da piccoli tutti dicevamo primavera ad esempio io, perché c'è il mio compleanno. Ok ragazzi, adesso che è finito il nuoto, che sono già con i capelli bagnati, anche Melissa perché mentre era nuoto ha fatto già un bagno, possiamo andare a fare il bagno. Che tra l'altro guardate com'è limpida l'acqua oggi, cioè non si vede niente. Ok, va bene, così. Cioè, perfetta. Mi sono ricordata adesso che in tutto questo casino avremmo anche un gonfiabile, che adesso non si vede, vi farò vedere. Lo gonfieremo e poi non lo useremo proprio ora, ma tra un pochino. Sì, non si capisce niente, ma è ancora forma. Perché? Ovviamente ci terremo comodi con la pompetta, che con la bocca non si usciva mai. Ed ecco qua. Ok, comunque insieme a noi, oltre a Melissa c'è anche Carlotta. Ha dei capelli in questo momento un po' disordinati e sta portando il gonfiabile. Io non ce ne ho voglia di portarlo. È dietro il gonfiabile. È uno specchio tipo, vabbè, lasciamo stare. Lo sappiamo, siamo un po' così, pazzi, però vabbè. Melissa? Ma scusate, ma chi è che la ferma, mo? Ecco, è partita pure l'altra. Thank you.
infatti non abbiamo mangiato tutta sta roba, nemmeno no. Questo. Non l'abbiamo mangiato tutto. Vabbè, comunque, anche ste patatine no. Vabbè, comunque adesso giochiamo a uno e ci vediamo dopo. Ok, come noterete dai nostri capelli, siamo state in piscina dopo aver anche preso la merenda, abbiamo giocato a uno, abbiamo fatto un botto di cose. Io avevo preso queste patatine, una Goliador, e inoltre avevo già portato una merenda da casa che era una merendina e un succo, quindi siamo esagerate noi. E visto che Tizia e Tizia hanno ancora la fame, andiamo a prendere un altro pacco di patatine. Pazza lei. Non mi chiamo Tizia. Pazza io. Se non mi chiamo Tizio. Sì, invece che ti chiami Tizia da oggi. Non mi ricordo. Comunque, queste patatine, devo essere sincera, sono veramente buone. Top. E boh, le Goliador, vabbè, è un classico che piace un po' a tutti. Ma perché ti infili in ogni discorso? Scusa. Boh. Cioè, io non ci posso credere che vanno a prendere ancora da mangiare, comunque. Ste qua non stanno bene, ste qua. Non stanno bene. Ma dove andate che si sale di qua? Ah. Nelly, tu cosa prendi? Queste? Ma non te le dividevi con la Carlotta? No, se le prende lei. Ah, ok. Ci sono anche quelle del film di Super Mario. No. Queste caramelle sono veramente buone, te le consiglio. Al limone sono buonissime. Le ho provate? Cioè, miracolo, sono caduti tutti i soldi di Melissa, che si era portata ovviamente. E nessuno è finito qua in mezzo. Cioè, per fortuna. Sì, comunque, cioè, dovevamo solo andare a prendere una roba da mangiare, è caduto il mondo qua. Basta. Invece Carlotta... No, che la dice di tuoi! Ma che cosa sta succedendo? Ma io volevo fare la recensione dei patatini. No, scherzo. Comunque, Carlotta ha preso le stesse mie. Eccole. Sono deliziose. Solo che le sue sono piene. E le sono vuote. Non significa niente, ma ok. La lancia del gallino. Guarda la lancia del gallino. La lancia del gallino. Sono tutte normali, tranquille. Ma quanti soldi hai preso te? Non avevo 2 euro staccati. Ah, vabbè. Il mio peso. Questo è 2 euro. Andiamo col bottino. Vabbè, io comunque mi accontento di sta roba, tanto prenderò anche le patatine di loro, quindi andiamo. No, ok. Ti mettiamo troppo a... ASMR. Qualcuno va a prendere ASMR, oh my god. Qualcuno va a prendere gli asciugamani che ci sediamo dove eravamo prima a giocare. Ok. Almeno giochiamo adesso a uno mentre mangiamo, cioè io finisco queste patatine perché ormai uno. Sì. A uno. Sì. Uno. A uno. Uno. Sì. Uno. Mi arrendo, ragazzi. È molto ASMR. Allora, iniziamo distribuendo le carte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, no? Uno, due, tre. Melissa sta già mangiando. Abbiamo qua la cotoletta e non so se si vede bene.
ma Melissa l'ha tutta sporcata di maionese. Ciao. Comunque, scrivete se siete team ketchup come me oppure maionese. Ah, e comunque abbiamo anche per dopo, non so bene cosa sia. Le crocchette di patate che stanno ancora cuocendo. Momento gelato. Io e Elisa abbiamo preso un biscotto semplice con la parte qua cioccolatosa. Mia sorella invece ha preso un semplice stecchino, vabbè, dopo ve lo faremo vedere. Allora ragazzi, abbiamo finito di mangiare, abbiamo anche un po' giocato a Just Dance. Per chi non sapesse che cos'è un gioco della Nintendo Switch dove bisogna, vabbè, ballare. E scusa Melissa, ma adesso andremo al mare. Cioè, allora, sono esattamente, vabbè, non lo posso vedere, però comunque sono quasi, ecco, le 22:45, scusate, non riesco a leggere l'orario. E andremo a fare un bel bagno, anche con questi braccialettini che si illuminano. Ah, ecco. Melissa è già pronta. E scusate le riprese, ma siamo in macchina e abbiamo anche pronto. Non so che cosa sia, ma una collana. Neanche me, però adesso vedremo tutto per bene. Ok, ragazzi, siamo ufficialmente pronte. Braccialettate e questa luce non mi piace, però va bene. E anche collanate, anche se questa collana non si illumina. Non sapevo il motivo. Forse dentro l'acqua, hai ragione. E mi arriva pure alla pancia, quindi vabbè, fa lo stesso. Comunque sono troppo emozionata di fare un bagno di sera, anzi quasi di notte, perché l'ultima volta che l'ho fatto era l'anno scorso in un altro posto, quindi che non c'entra niente qua dove sto io. E mi ricordo che l'acqua era abbastanza calda, quindi speriamo che sia uguale qua, anche perché non mi si vede in faccia, sembro un fantasma, uno spirito, però fa lo stesso. Ma perché la mia collana non si illumina? E quella degli altri si illumina. Ma manco la mia si illumina, stai tranquilla. Ragazzi, direi che il video si può concludere qua, anche perché Melissa ci ha abbandonati e io sono stanchissima visto che è luna di notte.
Penso che sceglieremo un film. E da noi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questo è il film in questione. Cioè, rendiamoci conto, io voglio dormire, questo è il film. Cioè, vabbè.